Ciao, benvenuti in questo nuovo video, bentornati. Questo video ha intenzione di inaugurare una nuova serie di video che se vi piacerà potremmo portare avanti e ho deciso di chiamarla L'arte non metterla da parte. Con questo format vorrei darvi alcune informazioni che magari non si conoscono su artisti per lo più contemporanei, ma ci potremmo focalizzare anche su tutta l'arte precedente. E soprattutto, dicevo appunto, contemporanei proprio perché potrebbero servirci per comprendere meglio quelle opere che a primo impatto sembrano non aver grande significato, grande senso e spesso ho sentito dire questa frase, ossia potevo farlo anch'io. Quindi, insomma, con questo video, con questa serie di video cercherò di spiegarvi le motivazioni e il pensiero che sta dietro la creazione di alcune opere e in generale il pensiero di ogni artista. Per cominciare, oggi ho deciso di parlarvi di un artista abbastanza noto, che è Piero Manzoni, che forse conoscerete per quest'opera, che è La merda d'artista, un'opera che spesso lascia tutti un po' interdetti. E infatti con questo video oggi voglio fare una sorta di cronaca di quella che è stata la sua vita e la sua vita d'artista e parlarvi di alcune opere e di cercare quindi di arrivare a comprendere alla fine di questo video il motivo per cui un Piero Manzoni ha creato un'opera del genere e nel periodo storico in cui l'ha creata. Direi di iniziare. Piero Manzoni fu un artista italiano che è stato attivo a partire dalla seconda metà del 1950. Possiamo dire che lui ebbe comunque una vita artistica abbastanza breve, poiché morì nel 1963 di una morte abbastanza improvvisa. Ma nonostante questo, durante questo breve periodo ci ha lasciato veramente numerose tracce di quella che è stata la sua esperienza artistica. Parlando semplicemente della persona, sicuramente era un ragazzo ironico e molto autoironico, e inevitabilmente questo suo spirito andava poi a trasmettersi all'interno delle sue opere. Ed è per questo che pian piano, maturando come artista, creò opere sempre più irriverenti e comunque in un certo senso provocatorie. Manzoni fu sicuramente una persona che sapeva aprirsi al mondo e viaggiò molto, e in questi viaggi conobbe anche molti artisti che diventarono poi anche suoi amici, e sicuramente in questi circoli ci si andava ad influenzare vicendevolmente. Se dovessimo classificarlo come artista, potremmo dire che lui è stato un artista dadaista concettuale, ma ovviamente queste classificazioni sono abbastanza riduttive. Certo è che Manzoni seppe fare tesoro di tutta la produzione di Duchamp e tutto quello che aveva regalato al mondo dell'arte, quindi come altri artisti successivamente, poté svincolarsi dal concetto della realizzazione vera e propria di un'opera, perché era arrivato a dimostrare Duchamp molto spesso non è necessario che l'artista faccia realmente l'opera, bensì che l'artista abbia pensato l'opera, e quindi diventando l'arte più concettuale si va ad incentrare tutto l'interesse dell'artista e poi di un eventuale fruitore anche nei confronti di quella che è la sua idea, l'idea di partenza che ha portato poi allo sviluppo di quella determinata opera. All'inizio della sua produzione artistica, Manzoni realizzava queste opere definite aquoms, proprio perché erano opere prive di colore, su cui andava a tracciare delle linee oppure delle forme geometriche. E gli aquoms furono appunto tra le sue prime opere. Erano delle stoffe che venivano imbevute di caolino e poi incollate al di sopra della tela. La sua prima mostra personale si ebbe nel 1958 a Milano. Quindi il suo interesse nelle prime opere era quello dell'azzeramento cromatico e della riduzione del quadro a un semplice oggetto. Quindi non aveva un intento estetico o di celebrare la sacralità di un'opera, ma era abbastanza dissacrante da questo punto di vista, perché riduceva l'opera ad un semplice oggetto. Pian piano, con la crescita, con le conoscenze, con la sperimentazione sul campo, sicuramente Manzoni si avvicina sempre di più ad un tipo di arte concettuale, e proprio per questo inizia a realizzare le sue prime opere
chiamate linee, in cui letteralmente creava delle linee di varie lunghezze e le andava a chiudere all'interno di dei rotoli che non si potevano, che non si potranno più aprire. Quindi quello che chi viene dopo di lui e va a osservare questi rotoli fondamentalmente fa un atto di fede proprio perché non si può aprire non si può aprire l'opera e non si può constatare effettivamente che all'interno sia presente una linea. Ad esempio, la sua linea più lunga è quella di 7200 metri. Questo Manzoni non si ferma a questo perché successivamente proporrà e realizzerà il progetto di creare una linea infinita. Una linea infinita, ovviamente, di cui noi non possiamo testimoniare la veridicità di questa affermazione, è presente all'interno di un rotolo con su scritto linea infinita ed è firmato da Piero Manzoni. Su questa linea di opere d'arte molto concettuali che testimoniano anche una sorta di atto di fede, lui realizzerà numerose opere interessanti, come ad esempio Il fiato d'artista, in cui c'è questo palloncino gonfiato da Piero Manzoni con sottoscritto appunto fiato d'artista. Ma poi si sono scoperti anche dei progetti che lui aveva in mente probabilmente di realizzare prima della sua morte, come ad esempio Sangue d'artista, che non realizzò mai, e poi successivamente anche La merda d'artista. Fondamentale secondo me è anche comprendere il contesto storico all'interno di cui hanno operato gli artisti. In questo caso ci trovavamo in un periodo molto florido per l'arte e anche un periodo in cui l'arte finalmente si interfacciava realmente con il fruitore e di conseguenza si iniziavano a creare quelle opere più interattive. È proprio per questo che lui realizza una nuova performance che è intitolata Consumazione dell'arte dinamica, in cui gli spettatori della mostra sono invitati a partecipare attivamente all'opera d'arte, quindi ad intervenire sul lavoro e a fare in un certo senso essi stessi una parte appunto fondamentale nella realizzazione dell'opera. Quello che veniva chiesto in occasione di questa performance era di mangiare delle uova su cui l'artista aveva impresso la propria impronta digitale del pollice. Sicuramente quando si parla di artisti di questo genere bisogna tenere conto che loro andavano proprio a scardinare tutta quella che era stata tutto quello che si era creato attorno all'arte tradizionale. E quindi cercavano appunto tramite la forza del pensiero, ma anche tramite trovate appunto ironiche e divertenti, di scardinare quella aura che si crea tendenzialmente attorno a delle opere d'arte e soprattutto porre l'accento sulla capacità di pensiero e sull'ideazione e sulla progettazione dell'opera stessa, perché non bisogna dimenticarsi che molto tempo prima, comunque, gli artisti erano pressoché gli esecutori materiali, in quanto, ad esempio, l'arte che tutti noi conosciamo principalmente è quella del Rinascimento, in cui gli artisti seguivano pressoché alla lettera quello che gli veniva detto da una determinata committenza, quindi avevano una parte sicuramente importante, ma non la parte di ideare da zero una determinata opera. Questo avverrà solo successivamente. Se dovessi scegliere una tra le opere più interessanti dal mio punto di vista di Manzoni, è sicuramente una serie di opere che inizia a realizzare dal 1961, che sono le opere d'arte viventi. Sostanzialmente, Piero Manzoni decide di firmare, di apporre la sua firma sui corpi di alcune modelle, andando poi a decretare che queste modelle adesso si erano trasformate in delle opere d'arte, semplicemente tramite la sua firma. E infatti ci sono molte foto storiche e ci sono anche le foto dei certificati di riconoscimento che lui consegnava poi a queste modelle. Chiaramente è qualcosa che fa sorridere ed è molto interessante, perché Manzoni si pone sempre in modo scherzoso, comunque ironico, satirico nei confronti del tutto il mondo dell'arte, che solitamente si prende invece molto sul serio. Vorrei invece parlare dell'ultima dell'opera che forse tutti noi conosciamo, che è appunto Merda d'artista, e spero che dopo avervi illustrato cosa c'era prima della realizzazione di quest'opera, adesso voi possiate capirne maggiormente il significato e quantomeno il valore che aveva per Manzoni. Lui la realizza proprio dopo il 1961 e quindi sempre in questo clima di desacralizzazione, di
e di ironia, che con questo intento di prendersi gioco del mondo dell'arte, lui realizza quest'opera. Quest'opera, ma anche tutte le precedenti, come ad esempio le modelle che venivano firmate, possono servire anche da spunto per una riflessione che ci porta a dire: è realmente sufficiente che un artista ponga la sua firma su qualcosa per far sì che questo diventi automaticamente arte? Chiaramente Manzoni non dà la risposta, ma quantomeno ci permette di crearci questa domanda e di ragionare su questo tema. E fondamentalmente trovo che la bellezza e l'interesse che almeno che io ho nei confronti dell'arte è proprio quello di pormi dei quesiti. Se un'opera d'arte, qualsiasi essa sia, mi permette di interrogarmi su delle cose, che siano il suo significato simbolico o il modo in cui è stata realizzata tecnicamente, o anche in questo caso un'opera concettuale, quindi il pensiero, devo andare a studiare e ad informarmi su cosa quell'artista voleva raccontarmi. Per me, in quel caso, l'opera ha raggiunto il suo scopo e l'arte ha il suo valore proprio in questo, nel suscitarci delle domande. E niente, io spero di essere stata chiara, di avervi interessato, incuriosito magari ad approfondire maggiormente questo artista. Se volete, nell'info box vi lascio un link con un articolo in cui si parla ancora approfonditamente di Piero Manzoni. Vi aspetto ad un prossimo video e vi chiedo di farmi sapere se vi può interessare questo format, così da realizzarne anche su altri artisti contemporanei e non. E se avete magari qualche artista in particolare di cui vorreste sentirmi parlare, scrivetemelo nei commenti. Ciao!